Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanella, ragazzi, per non perdervi altri contenuti simili a questi. Ragazzi, in questo nuovo tutorial vi spiego come salvare le clip su qualsiasi gioco attraverso il drive Nvidia, quindi per la nostra scheda Nvidia, poi AMD invece Radeon. Non so dirvi, perché questo è un tutorial per Nvidia. Quindi, ragazzi, innanzitutto in descrizione vi ho lasciato due link che vi porterà sulla pagina per scaricare questo driver, o lo fate direttamente scarica ora GeForce Experience, oppure ricerca manuale del driver, tipo di prodotto. A me GeForce, serie del prodotto a me è la 1060 Super, prodotto qua, allora, la 16 serie, però no notebook, questa qua, 1060 Super, Windows 11 italiano, e fate avvia la ricerca e fate il download, molto semplice. E adesso vi spiego proprio come salvare queste clip. Innanzitutto, una volta installato, una volta aggiornato tutti i driver per questo programma, fate Alt Z, Alt più Z. Si aprirà questo pannello e, come potete vedere, se tenete attivo Instant Replay, qua sotto uscirà questo simbolo. Non lo vedete voi, ma io lo posso vedere. Uscirà questo simbolo, è un cerchio tipo come questo, che significa che sta riprendendo proprio la particella, sta proprio riprendendo l'immagine. Quindi, se voi fate una kill o fate un bel match o fate quello che dovete fare su qualsiasi gioco e volete salvare quel momento, fate così. Cliccate Instant Replay. Poi andiamo un attimo su disattiva perché dobbiamo settarlo. Impostazioni, durata Instant Replay, salva gli ultimi 2 minuti e 15 secondi e vengono fuori 843 megabyte. Salva gli ultimi 20 minuti, una Battle Royale su Call of Duty Warzone, vi salverà gli ultimi 20 minuti giocati. Ok, poi dipende anche dalla risoluzione, dalla frequenza dei fotogrammi, dalla qualità. Quindi 7,5 giga sono. Io ogni tanto gioco a Apex, quindi mi salvo gli ultimi 2 minuti e 15 secondi. Risoluzione dipende anche dalla vostra scheda video, dal monitor, dalla vostra risoluzione. Quindi vi faccio 1080, 60 fps. Velocità in bit metto al massimo. Mettete pure voi al massimo. Andiamo indietro. Attiviamo questo Instant Replay. Andiamo un attimo, devo disattivarlo di nuovo. Su impostazioni, tasti di scelta rapida. Come potete vedere, qui c'è cattura, filtro giochi, registrazione. Attiva, disattiva Instant Replay, oppure salva gli ultimi, eccoli qua, 2 minuti e 30 secondi. Alt F10, io premo Alt F10 e mi salva gli ultimi minuti giocati. E adesso vi faccio vedere su una partita di CSGO. Ok, state a vedere. Ecco la partita, ragazzi. Sto sparando a questi bot, adesso vi faccio vedere, salvo gli ultimi, ma non 2 minuti, ma salvo gli ultimi 36 secondi, dipende anche dalla durata della partita, ok? E adesso premo Alt F10, me lo fa vedere, e me lo salva. Ok, mi ha salvato questa clip. Libra, eccolo là, uno. È sempre così, ogni volta che finisci la partita ti salva gli ultimi minuti di quella partita oppure di quel momento che tu hai fatto, lo stesso vale anche per le kill, e voilà, tutto qua, molto semplice, premuto il tasto Alt F10. Quindi, ragazzi, da quello che avete visto dalla partita di CSGO, ho salvato gli ultimi minuti, che oppure ho messo nel montaggio, e come potete vedere me li ha salvati perfettamente, fluido, bella risoluzione, anche di ottima qualità. Quindi io spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo per
gli utenti, per le persone che hanno Nvidia. Invece su AMD, cioè AMD Radeon, è sempre un driver identico al pannello di Nvidia. Quindi per quelli che ci hanno AMD, AMD Radeon, e vedete voi se potete salvare le clip e registrare, perché io non so cosa si fa sul pannello AMD. Quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi, e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Grazie a tutti e ciao!